Ciao, sono Leila. Faccio parte del team di Talents Venture, una società specializzata in servizi di orientamento universitario. Questo podcast nasce con l'idea di aiutare i futuri studenti nella scelta del loro percorso universitario, offrendo loro la possibilità di ascoltare esperienze di laureandi, di giovani professionisti ed esperti per ogni gruppo di laurea presente in Italia. Nella puntata di oggi parleremo delle lauree a indirizzo sanitario paramedico, in particolare del corso di laurea in infermieristica, con Alessandra, infermiera in un ospedale lombardo. I laureati di questo gruppo sono i più richiesti nel mondo del lavoro e nella maggior parte dei casi sono assunti solamente con la laurea triennale. Per le competenze richieste, Alessandra ci confermerà le necessarie skill empatiche e di buone capacità comunicative. Buon pomeriggio Alessandra, tutto bene? Sì, tutto bene. Allora, ti chiederò di rispondere a delle brevi domande sulla tua esperienza professionale e iniziando da che cosa hai studiato in università. Ok, io ho studiato infermieristica all'Università di Cremona, che si trova però sotto la sede di Brescia. Ok. Quindi le lezioni le facevamo a Cremona, ma gli esami li facevamo poi a Brescia. E hai fatto sulla triennale o hai continuato con la magistrale, se c'è una magistrale? C'è una magistrale di un anno, sì. A seconda delle specialità che una persona vuole approfondire. Mm-hmm. Eventualmente ci possono essere altri 2 anni, quindi per un totale di 5, per diventare successivamente dirigenti, diciamo, a livello amministrativo. Mm-hmm. Invece tu ti sei fermata. Certo, anche perché il gruppo di professioni sanitarie ha una percentuale molto alta di occupazione dopo la triennale rispetto a tutti gli altri corsi di laurea. Da qui non ho fatto fatica a trovare lavoro. Ecco. Purtroppo nel nostro settore, non so se riguarda anche i fisioterapisti, il master, perché diciamo che l'anno in più si chiama master, sì. Non viene riconosciuto dal punto di vista economico nell'azienda in cui si lavora, per cui se una persona decide di approfondire l'area critica, non è detto che poi lo spostino e lo mettono a lavorare in area critica. Stesso discorso se approfondisce la sala operatoria piuttosto che qualche altro argomento pediatrico, che non è detto che spostino di reparto, sicuramente a livello economico non è riconosciuto. Allora, intanto di che cosa ti occupi? Tu sei infermiera, giusto? Sono infermiera, sì, ho fatto 3 anni in ortopedia e da poco ho iniziato in pronto soccorso. E allora ci puoi scrivere una giornata tipo in questa, diciamo, in pronto soccorso adesso che lavori lì? Allora, noi arriviamo e è la caposala che decide dove metterci, nel senso che io non ti posso dire le altre realtà, ogni pronto soccorso di ogni ospedale è organizzato in modo diverso. A Crema ci sono gli ambulatori del medico internista, quindi le patologie magari legate al cuore, legate ai reni, quelle più geriatriche, mentre l'ambulatorio chirurgico è dedicato magari a dolori addominali, di coliche, piuttosto che altre problematiche a livello chirurgico. E in base a questo poi indirizzi il paziente a vari esami, piuttosto che alle sale di osservazione. Quindi tu arrivi, la caposala ti dice dove andare, che può essere l'ambulatorio internistico, chirurgico o le sale di osservazione. Per chi è più pratico e lì da più tempo, ci sono anche le sale, la stroke unit, che è la sala dove ci sono i pazienti più gravi, e anche il triage effettivo, che è quel punto dove tu arrivi e racconti il tuo problema all'infermiera. Però lì ci si arriva dopo qualche anno di esperienza. Quando la caposala ti dice dove andare, ogni giornata è così, quindi tu trovi la schermata dove trovi il tuo nome e la postazione, incominci un rapporto praticamente infermiere e medico in simbiosi, che lavorano tutto il giorno, tutto il turno insieme e ascoltano il problema del paziente, cercano di risolverlo indirizzandolo verso delle specialistiche, che può essere un medico chirurgo che viene a visitarti il paziente, un cardiologo che viene a vedertelo. Se servono degli esami del sangue si fanno, degli esami radiologici se non è notte si fanno. E poi c'è l'attesa del referto, l'attesa dell'arrivo del consulente, e in base a quello poi ci si muove con antidolorifici piuttosto che antibiotici, piuttosto che altre terapie o eventualmente il ricovero. Mm-hmm. E tutte queste attività sono fatte insieme, come detto prima, al medico, giusto? Certo, sì.
Negli ambulatori si vive in simbiosi col medico, a differenza invece della sala d'osservazione dove ci sei solo tu e sei tu che chiami il medico a seconda di quale medico ti serve. Le sale d'urgenza non te le posso ancora dire perché non ci sono ancora arrivata. Tranquilla, vabbè, in caso ci risentiremo poi Tra più qualche mese avanti. sicuramente mi spostano là perché me l'ha già detto anche la caposala. Ok, quindi stai, diciamo, stai acquisendo esperienza per poi passare. Io vorrei stare qualche anno qui in pronto soccorso e poi se, siccome i turni in pronto soccorso sono un po' più duri perché dopo 2 anni comunque c'è anche l'automedica e diciamo che sono un po' più intensi rispetto a un turno normale, se un domani dovessi avere famiglia sicuramente non è una vita concepibile. E quindi l'esperienza che mi faccio servirà per un reparto un po' più tranquillo. E ci vuoi raccontare, Alessandra, come hai trovato appunto questa occupazione dopo la laurea? Se in particolare hai usato il tuo network oppure, non so, tirocini all'università, insomma, e dopo quanto, diciamo, tempo dopo la laurea hai trovato occupazione? Io mi sono laureata a novembre del 2014 e ho trovato lavoro a gennaio 2015. Sono stata ferma Molto 2 anni veloce. perché avevo problemi di salute. Però ho iniziato a lavorare in casa di riposo. Mi sono poi spostata dopo 1 anno e mezzo in ospedale a Cremona tramite concorsi perché io ho iniziato tutto portando un curriculum in tutte le case di riposo della provincia, spostandomi anche magari verso Brescia o verso Bergamo perché sono le mie zone. Ma non ho usato altre piattaforme, altri siti, agenzie per l'impiego, semplicemente ho portato il curriculum. Per quanto riguarda invece l'entrata in ospedale a Cremona e successivamente quindi a Crema, sapevo che dovevo uscire il concorso già quando ero in università. Quindi mi sono tenuta comunque studiate tutte le varie cose dell'università, in modo che quando poi è uscito il concorso, dopo un annetto che io già lavoravo, dovevo solo ripassare e poter partecipare al concorso, perché purtroppo per entrare nel pubblico bisogna fare i concorsi e riuscire a entrare in Ho categoria. Non ci sono capito. tutti i modi. E invece per il privato basta, tra virgolette, il solito iter, cioè il curriculum e poi quello. Ti dirò, tuttora mi stanno chiamando case di riposo dove avevo portato il curriculum 3 anni fa. Quindi diciamo che si trova. Sì. Chiedo invece quali sono i consigli che daresti a te stessa neolaureata, cioè quindi a te stessa che stava per entrare nel mondo del lavoro e se ne hai di consigli Altro per da dare? quanto riguarda il mio settore. Sì, no, per il tuo settore, chiaramente sì. Allora, il consiglio che gli posso dare è, siccome non si ha esperienza lavorativa, diciamo, di non limitarsi ai posti di lavoro più vicini. Portare le domande. Ovviamente uno si deve dare un limite e deve capire come vuole muoversi. Io mi ero data come limite 50 km da casa. Ma perché mi rendo conto che non avendo esperienza, non tutti sono lì ad assumerti. Bisogna aver voglia di mettersi in gioco. Sicuramente un supporto familiare ci deve essere. Io, ad esempio, non ce l'ho avuto perché i miei erano contrari che andassi a far domanda così lontano. Però è stato l'unico modo per trovare velocemente lavoro. Sì, bisogna essere più flessibili, dici, Esatto. i primi mesi. Sì, poi Chiaro. ovviamente col tempo ti fai l'esperienza necessaria e quindi anche magari i posti che prima non avrebbero mai guardato la tua domanda, magari la iniziano a prendere in considerazione. E passando invece, diciamo, al lato universitario, ti chiedo se ritieni, diciamo, adeguata la preparazione che hai ricevuto in università, per quello che stai facendo adesso per la tua occupazione attuale e in particolare. Ti chiedo di dirci una competenza che hai imparato all'università e che ti è servita maggiormente nel mondo del lavoro, e invece un'altra competenza che hai invece dovuto sviluppare da sola durante il lavoro. Allora, abbiamo avuto diverse materie, come tutti i settori universitari, quelle più utili, quelle secondo me inutili, però nessuno le tira mai via. Sicuramente l'aspetto pratico, noi avevamo i laboratori,
dove tu quindi con i manichini incominciavi a prendere una vena, a mettere il flebo. Sicuramente quello è l'aspetto più importante, più pratico del mio settore, perché già da lì riesci a capire se può far per te, perché all'inizio c'è il manichino, ma devi pensare che poi ci sarà la persona. Secondo me quello è l'aspetto più utile. I laboratori che abbiamo avuto sono stati sicuramente di grande aiuto. Quello che ho dovuto imparare a mie spese, purtroppo, ma è normale che sia, è il rapporto con le persone. Quello non te lo può insegnare nessuno. L'empatia, il capire il problema dell'altro, senza dar giudizi soprattutto. E a proposito di questo, ti vorrei chiedere qual è la competenza secondo te più importante da avere per lavorare come infermiere o infermiera? Una gran pazienza e capacità di ascolto, perché senza questi non vai avanti e non capisci neanche qual è il problema della persona. E parlavi prima di tirocini e di, diciamo, dell'aspetto pratico. Diciamo che consigli, cioè, diciamo, consiglieresti a un ragazzo, una ragazza che vuole intraprendere infermieristica, di fare esperienza durante l'università, che sia volontariato in associazioni, volontariato per esempio nel tuo ambito, non so se, si può fare, non so, Croce Rossa o Io diciamo queste sono la realtà Croce qui. Ecco. Verde qua in paese, però non c'entra niente. Nel No, senso che veramente. l'ecologia di attività sono tutta un'altra cosa. Piuttosto, E non sono utili. il volontariato nelle case di riposo, aiutare quando necessitano, non so, di essere invocati, di essere aiutati nelle attività semplici come preparare dei giochi. Perché già lì incominci a vedere la gente che magari non è più presente di testa e non sei abituato a vedere le persone che per vari motivi si fanno la pupula, pipì addosso, gli odori, il discorso della terapia, incominci magari a visualizzare com'è il lavoro dell'infermiere. Perché per quanto riguarda il volontariato nelle associazioni di 118, secondo me è relativo, nel senso non c'entra molto con questo tipo di Con quello lavoro. che poi, esatto, con quello che poi andrei a fare dopo la laurea. Un'altra cosa, certo che se mi si dice io voglio andare a lavorare in pronto soccorso, andare in automedica, allora ci sta il nesso, ma è una minima parte, nel senso il grosso del personale non viene ricercato per il pronto soccorso. E quindi ti dico, piuttosto incomincia a infarinatura su queste piccole cose. E poi puoi vedere se si può fare per te. C'è chi Chiaro. il vomito non lo sopporta, c'è chi non sopporta il piangere delle persone e non lo sa finché non lo vede. E purtroppo non puoi scegliere. No, infatti, sì. Però sicuramente è un lavoro importantissimo, diciamo, per la società in generale, per il paese in generale. Lavoro che servirà sempre. Esatto, insieme al medico. Bene, grazie mille Alessandra, è stata molto disponibile, molto, molto chiara. Grazie per aver ascoltato il podcast. Se volete saperne di più su quello che facciamo, seguiteci sui nostri profili Instagram, Facebook e LinkedIn, dove ci troverete come Talents Venture. Alla prossima puntata. Ciao!